Coach, ben ritrovati dal vostro Android 91 in questo nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo appena sconfitto l'imperatore malvagio Freezer e Goku deve scappare da Namek. Riuscirà a trovare un'astronave per salvarsi? Ah, trova quella di Freezer. Certo, però è messa piuttosto male, eh. Eh già. Però ci sono quelle della squadra Ginyu, c'è quella di Vegeta. Insomma, un'altra la trova. しかし無常にもナメック星は爆発し悟空の姿は出雲へと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住んでいた。ホラマイ。 Oltre che aver visto la serie a palla perché taglia uno. Che comunque sia non riporta lo stesso. Perché noi, se noi ci pensiamo un attimo, Piccolo affronta Goku quando ha 3 anni. E 3 anni namecciani sono quasi 9 di quelli terrestri. Quindi Piccolo aveva 9 anni quando ha affrontato Goku. È possibile che un namecciano a 9 anni sia grande in quella maniera? No, 9 per arrotondare, per eccesso, Sarebbero... o 8 o 7 qualcosa, quindi non riporta comunque. Perché Dende allora in teoria avrebbe 2 anni namecciani? Non lo so ragazzi, è molto strano. Sì. Diciamo che ora inizia la saga di Dragon Ball che più mi piace e meno mi piace. Perché mi piace l'inizio, mi piace l'idea di Trunks che... Vabbè, non è per fare spoiler, però Dragon Ball... Chi è che non l'ha visto mai nella sua vita? Tutti lo conoscono. Tutti lo conoscono, no? Quindi Trunks torna... Quindi mi piace il fatto che Trunks torni nel passato... Mi piace appunto Metal Freezer che viene... Mecha Freezer che viene ucciso malissimo. Si vede anche qui. E... Mi piace il fatto dei due cyborg che però appunto... dopo Toriyama ha dovuto comunque sia cambiare e ha dovuto anche introdurre Cell perché all'editore gli faceva schifo l'idea che i due cyborg fossero un vecchio e l'imperatore della Corea. Quindi ha dovuto inserire appunto i due cyborg più giovani, C18 e C17, i sequi dell'imperatore, e appunto poi Cell come antagonista proprio finale della serie. E qui forse si è anche perso appunto il senso delle sfere del drago, perché Toriyama... Dragon Ball è basato sulla ricerca delle sfere del drago, è quello il perno. I combattimenti sono il contorno che determina chi detiene il potere per avere appunto per usare le sfere. Toriyama secondo me aveva ancora in mente l'uso delle sfere durante appunto la saga dei cyborg, ma poi appunto con tutti quanti i cambi che l'editore gli ha detto di fare, Toriyama ha detto vabbè sai che c'è, le sfere al diavolo, devo pensare ai combattimenti perché è quello che piace alla gente. E qui Dragon Ball ha iniziato a perdere tantissimo. Insomma, è diventata quello che è, però è un pilastro portante oramai di tutti quanti i Battle Shonen. Gon intanto studia, senza che... Comunque sia, è importante questo testo, perché appunto adesso dovrebbe essere tipo un momento di pace, ma dovrebbe anche esserci la saga di Garlic Junior. La saga di Garlic Junior è un filler, ma se io andassi dal Supremo, o da Dio, credo che... Sì, ti riesco a sentire. Credo che appunto potrei farla. Non è importante, però potremmo cercare le sfere del drago. Ecco, le sfere del drago sono di nuovo attive.
Potrei mettermi a cercarle, in effetti, ma non è proprio questo quello che voglio fare con la serie. Con l'aiuto delle sfere del drago, Krillin e i guerrieri caduti in battaglia tornano in vita, mentre i Namecciani vengono portati su un nuovo pianeta da chiamare casa. E nel film Metal Cooler verrà, anche quel pianeta verrà appunto attaccato da Metal Cooler, che nel frattempo era morto in teoria nell'altro film di Dragon Ball sul sole. E devo ammettere che se la Kamehameha fosse implementata per viaggiare con le navicelle, appunto con le aeronavi, sarebbe molto un mezzo di trasporto molto più veloce. Peccato che sia un lavoro di fantasia e non esistano veramente. Nonostante i miei sforzi, appunto, da bambino nel cercare di replicare anche solo il colpo del sole, quindi parliamo di tempi andati. Era trascorso circa un anno e mezzo dal terribile scontro con Freezer, ma Goku non era ancora tornato sulla Terra. Il mondo vive finalmente un periodo di pace. Ed eccolo che fa la gufata! Eccolo che. Eccolo! Tuttavia, la tranquillità non è destinata a durare, dato che una nuova minaccia si sta avvicinando al pianeta. E porta sfiga il narratore di Dragon Ball! Porta davvero sfiga! Ma questa parte lo salterei perché l'abbiamo già vista prima, appunto, nelle anticipazioni, ma poi è una specie di riassunto di quello che farò. Ma non lo voglio sapere. Se uno non ha mai giocato Dragon Ball, se non l'ha mai letto, mai neanche sentito parlare, ha vissuto sotto una roccia. Però, insomma, dai. E con lui c'è qualcuno con un'aura altrettanto spaventosa. Il padre, Ray Cold. C'ha il raffreddore, poverino. Chi poteva farsi sfuggire un'aura di questa grandezza? そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、間抜けめ。Ma volete farvi individuare? Ma Vegeta, se voi andate sul punto dove sta per atterrare, Piccolo,来たぞ。eccoli. Cioè, atterrano lì dove sono loro. Abbassate l'aura. Cos? あっちに降りた。L'erba si è間違creata いなない。nel frattempo. フリーザだ。Bulma è生きdiventata ついた。una donna del sud. Non posso credere che sia やっぱありvivo. E c'è フリーdavvero ザ本qualcuno. 当にすいごるい。かせと。l'avete sentito, due aura avete sentito. スカウターで探られんように。頼む。Avviciniamoci a piedi. Sì, お前sì, sì.冗談じゃないVeramente. ぜ。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間。待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来たとき、悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。Tranquillo. Freezer, il E tu che Torio. vuoi? Ah, niente, sono qui Mirai per karata, ucciderti. nazo no shounen. Koroshi ni kita tte? Boku tachi o? Katazukero. Ha! Ho ho. なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空。
なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ。貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、おーいえー、ah ok, perché prima l'ho fatto, prima non me l'ha fatto allora. Ah ecco, ok. Cioè semplicemente quello era. Vabbè, insomma, nulla di che, eh. Cioè consuma un sacco d'aura per non fare nulla. E poi fa solo un fendente alla fine, non è che fa tanto. Cacchio! Se mi avesse fatto spostare normalmente come un qualsiasi essere umano. Sì, vabbè, per... vabbè, allora. Ah no, vabbè, pensavo di poterlo fare, non avevo visto che stavo a zero. Cioè questo praticamente è l'attacco leggero che fa... Però quell'altro... Ma io non lo so, ragazzi, cioè è una combo strana. Invece di farlo così lo fa a combo, invece di farlo singolo. Molto leggero comunque sia, non mi piace. Trunks pure dovrò un attimino ridimensionarlo, perché poi sarà un PG fondamentale in questa saga. Oltre che appunto a far scatenare Vegeta. Però insomma, buoni punti quelli che prendiamo, non male. Bravo. Ah, loro non lo vedevano? Trunks in azione? これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。Ho potenziato un attimino Gohan, gli ho sbloccato appunto qualche altra abilità, ma giusto perché poi successivamente ci servirà. 実は
僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。Che poi no, magari non gli può dire nulla a loro, però a Goku dice tutto. È un po' strano, in effetti. Proprio il personaggio peggiore a cui dire una cosa che si scorda subito. Matura in Z, però qui era ancora ingenuo. それじゃあ歳は？歳は17です。年齢は言えるんだ。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？この子知らないって。全然？ああ、全然知らねえ。それにしてもフレーザーたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザーたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな、みんなちょっと待っててくれ。え、vabbè、tranquillo, tanto tra poco vi spiegherà tutto. La trasformazione in Super Saiyan di Goku è ora disponibile, quindi in teoria con R1 e L2, sì, non in questa maniera però. Perfetto, ho potenziato un attimino Goku, quindi ora possiamo parlare con Trunks. Sì. Oh, questa scena è bellissima, a me piace tantissimo questa parte. なっていただけませんか。わかった。E comunque sì, voi vedete, no? I capelli sono abbastanza dettagliati, no? Con tutte quante le pieghe, eccetera, eccetera. Invece prima erano molto più semplici. Poi col tempo Toriyama ha iniziato ad aggiungere particolari per farli essere sempre più particolareggiati. Tipo, il Super Saiyan 2 all'inizio aveva questo genere di capelli. Poi alla fine, per differenziarlo, gli ha messo appunto l'elettricità statica intorno, no? Cosa che ha anche il terzo livello. Quindi siamo Goku, siamo. Bene, bene. Mi fa molto piacere sta cosa. Non mi tratterrò, sappilo. Troppo bella sta parte. Dovevo farla. Troppo bello vedere che torna normale, prende i colpi peggiori. Ho detto Junkin, però tu non mi hai fatto finire. Preferisco difendermi quando caricano il colpo perché funziona molto meglio. Infatti vedi, qui ci prendo solamente. Ah, era semplice, ok. Kamehameha! Sì, vabbè, attraverso la roccia. Oh!
Mannaggia. Sì, sta quasi allo stordimento, mo ce lo porto, non preoccupare. Sì, vabbè, però quando caricano i colpi, cioè loro non sentono ragione, eh. Devono colpirti e basta. Cioè, ragazzi, no, eh. Cioè, devono colpirti per forza. Mentre tu no. Tu ci prendi sempre. Schiattaci. No, è andato. Cioè, loro quando fanno questo attacco qui, che non so come fare io, sinceramente, non sentono ragione. Ti devono colpire per forza. Tu magari gli puoi lanciare pure tutto quello che ti pare contro, ma niente. Questa cosa è fastidiosissima. Non rivelare a nessuno ciò che sto per dirti. Ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente? この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが 僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。名前はトランクス。tutto massacrato。あそこにいるベジータさんの息子です。え?ベジータの?似てる。そういや、似てるや。Assomigli molto。Toriyama c'ha un tratto che con gli altri personaggi che ha creato. Se guardate Dragon Quest. 今から2年半後に僕は生まれるんです。でも そんな話をしに来たわけじゃありません。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ?宇宙人なんか?いえ、この地球で生み出された 元レッドリボン軍の元サイゴ。Dottor Gero. Dovrebbe essere più Dottor Gero. Però vabbè, un po' si perde nella traduzione. Perché è impossibile far combaciare il parlato giapponese con quello italiano e verrebbe Gero, però non è proprio non è che cambia molto. Sì, il Red Ribbon. Che poi abbiamo trovato anche delle torri durante il gioco con Gohan bambino. Che poi c'è il primo cyborg che abbiamo incontrato. Cioè, che abbiamo incontrato. Il primo cyborg che Goku sconfigge del Red Ribbon è quello che sembra Arnold Schwarzenegger. Troppo. Era troppo uguale. Vuole conquistare il mondo. Vado un po' più veloce perché vabbè si legge anche con gli occhi. Esatto. E la storia di Trunks del futuro credo sia la mia parte preferita in tutto Dragon Ball. Ci sono molte scene che mi piacciono di Dragon Ball, ma credo che la storia di Trunks del futuro sia la migliore scena, la miglior storia di Dragon Ball, mini storia, diciamo, mai realizzata. Oltre all'episodio filler della scuola guida. Quello non lo batte nessuno, è il miglior filler di tutti quanti gli anime esistenti. Sì, tutti quanti verranno uccisi, solo Gohan riuscirà a salvarsi e gli ha insegnato a lottare, appunto. Esatto. Però mi chiedo, qui Toriyama ancora aveva ben chiaro in mente il fattore dei Saiyan, che più combattono più diventano forti, più sfiorano la morte più diventano forti. Trunks ha sfiorato la morte tantissime volte contro i cyborg. Possibile che anche in Super Saiyan non riesca poi a diventare più forte? Cioè, dai. Ma Matteo, ora mo yararecchimatta nka? Anata wa tatakatte nai. Ima kara mamonaku virus sei no shinzo byou ni okasarete shinde shimau n desu.
めったな。先祖も病気には効かねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな。叩けてよそいつらと。Però, 戦えないのが残念なんですか。恐怖はないのですか。Trunks ha detto che il mondo in cui vive è un inferno. I sopravvissuti sono poche centinaia di migliaia. Guardate ora cosa dice. Quando compariranno i primi sintomi, prendi questo. È una medicina sviluppata nel mio tempo, ma con la minaccia dei cyborg in tutto il globo. Come può? Come possono fare delle ricerche per creare medicine nuove? Cioè non è che i cyborg dicono: ah sì sì, i medici lasciamoli stare che fanno ricerche per curare le malattie, poi invece gli altri. Può anche essere che comunque sia cambi, la storia si è già cambiata, ma lo vedremo più in là. Non voglio andare troppo avanti. E poi la macchina del tempo, con quello che è successo in Dragon Ball Super, qui perde proprio il suo senso. In parte. Ma poi la macchina del tempo, quando la vedi... Ci manca solo che io gli faceva ciao. Infatti è quello che pensavamo un po' tutti da bambini. Anche perché appunto nella saga di Dragon Ball il primo proprio erano una coppia. また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが。Infatti torna dopo tre anni quando arrivano i cyborg。もし生きていられたら必ず応援に来ます。生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。E Trunks entra a far parte dei guerrieri. Lo metterò sicuramente nella bacheca di Goku.Ci sarà di grande aiuto. Leverò, non so chi leverà, ma qualcuno leverò. Però mi dispiace che non ci sia stata la scena della spada che Goku blocca con un dito. Quella sarebbe stata magnifica. Però il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!